Buon pomeriggio a Luca Salvetti, sindaco di Livorno, un comune di 150.000 abitanti, una realtà portuale, quindi anche con tutte le criticità che questo porta con sé. Motivo per il quale avete scelto ormai da 3 anni a questa parte, parliamo del 2018, di far evolvere il vostro modello di raccolta differenziata, creando le cosiddette eco-isole nel centro storico, grazie anche e soprattutto alla collaborazione di CONAI che vi supporta nelle vostre attività. Allora, dopo 3 anni possiamo fare un po' il punto della situazione e dire che questo tipo di soluzione si è rivelata efficace, come è stata percepita dai cittadini e quali risultati sta dando in termini di migliore raccolta, se così è, differenziata nel territorio cittadino? Devo innanzitutto ricordare un aspetto, che questi 3 anni sono stati impostati e vissuti da 2 amministrazioni diverse l'una dall'altra. La scelta a cui faceva riferimento è stata una scelta legata alla precedente amministrazione guidata dal sindaco Nogarin, e devo dire che è stata una scelta che poi ha visto una propria realizzazione pratica molto complicata e molto difficile, tant'è vero che il tema della raccolta dei rifiuti è stato uno dei temi più caldi all'interno della campagna elettorale della primavera del 2019. Noi siamo arrivati appunto a giugno del 2019, io sono stato eletto sindaco e su questo fronte abbiamo cominciato a fare un lavoro molto accurato anche di riorganizzazione complessiva, perché i mesi precedenti per la cittadinanza livornese su questo fronte non sono stati assolutamente facili. E quindi siamo partiti da un quadro già ben definito e abbiamo cominciato un attimo a inserire alcuni accorgimenti, a cambiare un po' il quadro di riferimento per far sì che questo aspetto della raccolta dei rifiuti non fosse un incubo per i cittadini livornesi, ma diventasse realmente un'occasione ed una opportunità. In questo senso il lavoro approntato con CONAI e anche con altri consorzi di filiera ha rappresentato un valido supporto, senza ombra di dubbio. Sono stati colti appieno gli effetti e i vantaggi che una partnership di questo genere poteva creare. Senta, quanto è stato importante e quanto è importante anche fare capire ai propri cittadini che comportamenti adottare, quindi dal punto di vista della comunicazione. Peraltro con CONAI voi avete vinto anche il bando dello scorso anno, proprio per quanto riguarda il supporto alla comunicazione, perché insomma io che faccio comunicazione mi rendo conto di quanto sia importante veicolare anche i giusti messaggi alla cittadinanza, che fino a quando non si rende conto di quanto un determinato comportamento sia virtuoso e quanto sia importante, tende a trascurarne l'attuabilità. E allora io mi chiedevo, dal punto di vista proprio della raccolta differenziata in una città portuale peraltro come la vostra, con 150.000 abitanti, quindi parliamo di una realtà anche piuttosto grande da gestire, con delle problematiche sicuramente differenti rispetto ad una città urbana, quanto la comunicazione vi è stata di supporto nel far capire ai cittadini come comportarsi? Lei lo saprà, io per 30 anni ho fatto il giornalista e tornerò poi a farlo successivamente, questo impegno amministrativo, e quindi so benissimo, ho avuto anche la controprova, lavorando dalla parte opposta, di quanto una buona comunicazione possa valorizzare la struttura che un'azienda si dà su questo fronte. E devo dire che i cittadini hanno voglia di buona comunicazione, perché la chiedono ogni giorno. E quando noi abbiamo cominciato questo tipo di lavoro, affidandosi a un rinnovamento dei vertici aziendali, a cominciare dall'amministratore unico Raffaele Rossi, abbiamo subito pensato ad una struttura in partnership tra comune e azienda AMS che potesse lavorare proprio su questo fronte. Ci siamo riusciti, l'abbiamo messa su ed è partita con diverse progettualità che vedo hanno un riscontro tra la gente, che vuole delle informazioni chiare,
non vuole essere inondata di informazioni, ma vuol capire quali siano i giusti comportamenti per vivere il proprio quotidiano nella maniera più tranquilla possibile, facendo poi dall'altra parte il proprio dovere sul fronte della tutela dell'ambiente. Noi abbiamo impostato tutte le nostre campagne proprio su questo aspetto, hanno funzionato tantissimo anche in una città molto piuttosto grande come Livorno, che ha determinate caratteristiche anche sul fronte della comunicazione, perché è una città molto sanguigna, una città che partecipa molto, è molto presente anche in maniera colorita, e noi abbiamo fatto delle scelte in questo senso che vedo hanno funzionato assolutamente. Qual è stata la parte, questa è una domanda che le faccio un po' più, come dire, perlustrativa, la parte di comunicazione che hanno gradito di più i cittadini, cioè il fatto che gli venissero spiegati gli effetti positivi di un comportamento virtuoso, o il fatto di sapere che fine magari facevano i propri rifiuti? In che cosa, cioè, la comunicazione gli è stata di supporto, secondo lei, la sua percezione? Sì, per le persone è importante avere un'indicazione su a che cosa serve il loro sacrificio. Secondo me è importante, il sacrificio è relativo, però c'è, nel senso che quando una persona, un cittadino, deve impegnarsi nel fare qualcosa e dare quindi un contributo, vuole essere cosciente che questo suo impegno, questo suo sacrificio realmente poi ha un effetto sulla vita di tutti. E questa è, secondo me, la cosa più divertente. Io le posso segnalare che nella mia precedente vita da giornalista sono stato protagonista, insieme al collega Andrea Valenti, di una campagna informativa sulla raccolta differenziata e sul porta a porta, che noi siamo andati a fare in un quartiere, il quartiere della Venezia, un quartiere storico di Livorno, coinvolgendo due simpaticissimi signori, e abbiamo costruito una sorta di casa Vianello, in poche parole. E è venuto fuori un confronto tra questo marito e moglie livornesi veramente esilerante, una cosa che è rimasta impresso e che ha coinvolto poi tutti gli altri cittadini, perché mentre facevamo sorridere davamo delle informazioni vere e importanti. Ecco, quindi questo è stato un buon modo di coinvolgere direttamente anche la popolazione, perché, come dico io, più che raccontare le cose bisogna cercare di farle, di sentirsi protagonisti anche del cambiamento che si sta vivendo. In questo senso Livorno è passata, se non sbaglio, nel giro di 3 anni da una raccolta differenziata che era poco meno del 10% a ora che sfiora e supera il 65%, è così? Sì, è così, il dato iniziale era un po' superiore, ma c'è stato un cambiamento importante dovuto indubbiamente alla scelta fatta del porta a porta, che è stata molto impegnativa, secondo me, gettata sulla città con un po' di fretta, dico io, negli anni passati, e che ha dovuto vedere gli aggiustamenti necessari. Dopodiché la percentuale è cresciuta, eravamo arrivati al 70%, l'ultimo anno con la pandemia ha visto un calo, anche se contenuto, ma questo è stato generalizzato in tutta Italia, e ora noi siamo al 67% di raccolta differenziata. Dobbiamo migliorare, secondo me, su una cosa, che è la qualità della raccolta differenziata, che è essenziale, perché non basta raggiungere delle percentuali importanti, ma grazie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata poi potremo procedere meglio al riutilizzo dei rifiuti, e questo è poi il termine ultimo di questa economia circolare. Quali sono le principali difficoltà che si incontrano nel fare la raccolta rifiuti, raccolta differenziata, in una città portuale che immagino abbia differenti anche rifiuti da gestire? Che tipo di difficoltà incontrate rispetto ad una normale città?
Beh, la difficoltà principale è che questa città è una città dove da quartiere a quartiere cambia totalmente il concetto della raccolta differenziata e anche il sistema della raccolta differenziata. Ci sono dei quartieri dove, tolti i cassonetti dalla strada e inseriti i mastelli, quelli di medie dimensioni, all'interno dei cortili, nulla è cambiato, anzi, le cose sono assolutamente migliorate. Ci sono dei quartieri invece dove il fatto che scomparivano i cassonetti della spazzatura, il quadro si è reso molto più difficile da gestire perché c'erano i piccoli mastelli in casa, l'esposizione, gli orari, tutte cose che indubbiamente modificavano il quotidiano dei cittadini. E poi c'è un altro aspetto perché in alcuni quartieri sono rimasti i cassonetti. Abbiamo inserito i cassonetti con la scheda per poterli aprire, però c'è il guaio che non tutti avevano la scheda o potevano avere la scheda e il fatto che alcuni spostandosi all'interno della città finivano per lasciare il sacchetto della spazzatura ai piedi del cassonetto senza aprirlo. E quindi questo è uno degli aspetti più complicati, la gestione di quartieri diversi con modalità diverse. Adesso, guardando al futuro, quali sono le prossime sfide che vi proponete di raggiungere? E dunque noi vi auguriamo di vincere anche grazie ad una virtuosa collaborazione con il CONAI. Beh, innanzitutto dobbiamo rafforzare, incentivare e implementare il rapporto con il CONAI perché sta funzionando molto bene, è una realtà che ha un grande valore all'interno del nostro sistema. Dopodiché dobbiamo, secondo me, oliare un po' i meccanismi in alcune zone della città e contemporaneamente continuare con la comunicazione con i cittadini, perché noi abbiamo provato qualche tempo fa a fare qualche domanda ai cittadini. Devo dire la verità, quelle domande me le hanno fatte anche a me, sono andato anch'io in barchetta su alcune situazioni legate al giusto conferimento, perché è giusto dirlo questo. E quindi su Mi questo piace in fronte barchetta. sono andato poi così, un po' in affanno, e quindi è giusto che questa comunicazione arrivi puntuale, sia ancora più marcata e più approfondita. Queste sono le direttrici di lavoro che ci attendono. Bene, allora io vi auguro buon lavoro e di ritrovarci per raccontare le sfide vinte, naturalmente. Grazie a Luca Salvetti per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie al CONAI naturalmente per il supporto e l'aiuto.